La nostra iniziativa, che è data dal 1 ottobre e che ha messo in mora il ministro Lupi, il presidente Riggio dell'ENAC, la regione con Nichi Vendola, l'assessore Giannini e l'amministratore delegato Acerno, gli ADP, al fine di ripristinare un'equa coabitazione dei nostri scali e un'equa condivisione dei voli di linea che ci spettano, come tutti sanno, da giusta convenzione addirittura dal 2002-2003. Questo ci viene costantemente e continuamente negato. Siccome si apre l'ultima finestra, cioè la chiusura del Piano Nazionale dei Trasporti, dove tutte le regioni, ovviamente nella imminente conferenza Stato-Regione, presenteranno i loro piani definitivi, devono sapere i tarantini che per la Puglia Nichi Vendola, la sua amministrazione dei trasporti, ha presentato totalmente la chiusura ai voli trasporti di linea per Grottaglie, facendola classificare come sia aeroporto di interesse nazionale ma con vocazione esclusivamente cargo. A noi questa esclusività non va giù perché è illegittima e contro la convenzione per cui Aeroporti di Puglia si era assunta legalmente l'impegno di rispettarla anche per Grottaglie, anche distraendo finanziamenti UE che, come tutti voi sapete, la magistratura sta indagando, continua Regione Puglia ad utilizzare questa convenzione al fine di isolare Taranto. Quindi il grosso problema nostro è di insistere sulla riapertura dei voli passeggeri di linea, perché questo ovviamente eviti il totale isolamento immediato che stiamo subendo. Cioè Taranto praticamente a livello turistico, commerciale, non esiste quasi più, anche di lavoro. Abbiamo numerosissime richieste anche sulla pagina Facebook fino a ieri, dal Canada, dall'Argentina, dal Texas, tutti i tarantini emigrati che continuano a dire: ma com'è possibile volare su Taranto con una mega struttura del genere e poi metterci la metà del tempo del volo transoceanico Argentina-Europa-Italia, metterci la metà del tempo per fare semplicemente Ciampino, Fiumicino-Bari. Questo non è più tollerabile, cioè Taranto sta perdendo soldi al di là dell'intermodalità che sicuramente crescerà, come cresce anche il turismo. Se noi non apriamo e non partiamo per Taranto dai voli passeggeri di linea, imponendoci per legge in ogni sede come stiamo facendo noi, ripeto, con la nostra diffida abbiamo messo a conoscenza il ministro Lupi. Siccome il piano dei trasporti verrà a chiudersi definitivamente con la conferenza Stato-Regione, che è imminente, si calcola a fine ottobre, per poi passare alla firma del Presidente della Repubblica per l'emissione formale come DPR, noi speriamo che qualche santo in paradiso politico, la nostra richiesta che oggi spiegherò, è di inserire Taranto addirittura tra gli scali strategici, per vocazione interregionale come passeggeri. Noi opponiamo alla vocazione cargo la vocazione interregionale, perché siamo palesemente un aeroporto sottodimensionato e sottoutilizzato per far crescere esclusivamente l'aeroporto di Bari e Brindisi, e questo non va bene.